Un codice rosa, vederlo innocuo, molto meno spaventoso del nero del rosso, ma che dietro i suoi toni pastello spesso nasconde violenza e maltrattamenti, un occhio nero da alcuni graffi che non possono essere cadute o di incidenti domestici accidentali. Al pronto soccorso di Arezzo, al fianco dei codici classici che classificano la gravità, si affianca da qualche anno quello rosa, che identifica invece un percorso di accesso riservato alle vittime di violenza, a tutte le persone fragili. Il 90% dei casi che vediamo di queste vittime sono al femminile, sono donne, però ci sono purtroppo i disabili, ci sono soprattutto i bambini, e i bambini subiscono violenza indipendentemente dal sesso, siano maschietti o bimbe, e ci sono i nostri anziani, spesso in difficoltà nelle loro condizioni appunto di disabilità nei confronti di chi se ne dovrebbe occupare e accudirli. E innesca il codice rosa poi un percorso di aiuto a queste vittime, quindi con la collaborazione interdisciplinare delle varie istituzioni, non solo la procura e le forze dell'ordine, per cercare di identificare qual è l'autore delle violenze e anche instaurare quel meccanismo per poi punire eventualmente l'autore, ma anche e soprattutto di aiuto alla vittima, e quindi con le centri di associazioni di volontariato, per poter fare un percorso di allontanamento della vittima dal suo aggressore e poi di recupero di questa persona. Il codice rosa, attivo in tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana, è stato presentato ad una platea di giovani studenti in occasione della giornata internazionale della donna nel corso dell'iniziativa Fiori Rubati, che si è svolta al teatro Pietro Aretino, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione della violenza contro le donne. Ad Arezzo è stata costituita una vera e propria rete in soccorso delle vittime di violenze e maltrattamenti, una costellazione di associazioni unita a contrasto di questi tipi di violenza, tra cui la Ollus Pronto Donna. L'associazione da anni lavora a sostegno delle donne con servizi che vanno dall'accoglienza alla consulenza. Come centro antiviolenza ci occupiamo di violenza di genere, cioè la violenza che l'uomo agisce sulla donna, e quindi non necessariamente è un uomo che ha con la donna un legame amoroso, può essere anche un papà, può essere un figlio, può essere un estraneo, chiunque. Una donna, nel momento in cui arriva al centro antiviolenza, poi il caso viene inquadrato, viene valutato, viene anche stabilito un grado di rischio della donna e poi le viene cucito un vestito su misura. L'associazione Pronto Donna è centro antiviolenza, quindi gestisce anche la casa rifugio ad indirizzo segreto. È una casa nella quale poi vengono ospitate quelle donne che sono in pericolo di vita, quindi per le quali c'è proprio la necessità di sottrarla alla violenza, perché il rischio potrebbe essere poi la morte. Rivolgersi al centro antiviolenza è sicuramente uno dei modi per cominciare ad uscire dalla violenza, e farlo senza timore, perché tutto avviene in anonimato, tutto avviene nel rispetto dei tempi della donna e delle sue aspettative, quindi la donna non fa niente che non voglia fare o che non sia pronta a fare, ecco.